Ho un casco di banane. Anch'io ho un casco. Qualche tempo fa ci siamo messi a disquisire sul fatto che, come si vede nei cartoni animati, davvero la gente scivola sulle bucce di banana? Per lui no. Ma invece scivola. Non scivola. Scivola. Non scivola. Scivola. Io ho già fatto... Scivola! Visto che molti se lo sono sempre chiesti, la gag dello scivolare su una banana arriva dal 1800, dove il signor Carl B. Frank portò per la primissima volta le banane da Panama a New York. Divenne subito una sorta di nuovo hot dog, gente che mangiava banane per strada, eccetera, 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 ma ancora non esisteva l'igiene, l'ecologia, e quindi, beh, le bucce di banana, biodegradabili, beh, le buttavano a terra. Risultato? Il pavimento era pieno di bucce di banana e la gente ci scivolava sopra. Divenne un serio caso di calamità naturale. Nel 1880 la Harper's Weekly decise di fare un articolo di giornale per denunciare il terribile errore dell'intera umanità nel gettare banane a terra, tanto che portò New York a considerare il gettare a terra le bucce di banana illegale. Solo le bucce di banana, non le cartacce, quelle sarebbero arrivate dopo. Organizzarono addirittura un team di maiali che dovevano girare per la città e ripulire le banane lasciate dalla gente a terra. La cosa però ora fa ridere, ma ai tempi era una tragedia, perché la gente sul serio si spaccava i denti cadendo sulle bucce di banana. Adesso te la mangi tutta. Ingoia. Ingoia. Billy Watson, in un suo spettacolo di vaudeville, decise di fare per la primissima volta a teatro la gag della buccia di banana, rendendo una tragedia una cosa divertente, una sorta di black humor sulle banane. Il primo a portare quest'idea al cinema fu Harold Lloyd nel 1917 con il film The Flirt, dove un uomo al ristorante gettava a terra una buccia di banana e il cameriere ci scivolava sopra. Le risate di quella scena muta continuarono per il secolo successivo, tant'è vero che tutt'oggi fa ancora ridere vedere una persona scivolare su una buccia di banana. La cosa venne usata un sacco nel cinema muto perché ovviamente lì le gag fisiche erano quelle che funzionavano meglio, e da Charlie Chaplin a Tom e Jerry a Topolino tutti quanti scivolavano sulle bucce di banana. Hai, quello lì è un falso scientifico. E volevo dimostrare che... volevi dimostrare... Volevo dimostrare la magia della tarta. Ora te la mangi. Cioè, io credo che questo qua sia un test super positivo. Guarda. Direi che questo ha funzionato, ha scivolato benissimo. È arrivato il momento che tutti aspettavano. Queste funzionano sui carte? No.
Non siamo qui per mettere a rischio la vita di un minorenne. Quindi lasceremo la fedeltà a Mario Kart. Allora, abbiamo constatato che la maggior parte degli esperimenti hanno come esito un risultato negativo. La gente non scivola molto spesso sulle banane. Però una cosa che vi posso carina, che vi posso dire, è che queste qua non sono banane naturali. Cioè, qualsiasi banana voi comprate al supermercato in realtà non è una banana che potreste trovare in natura. Non hanno semi. Non avendo semi non potrebbero riprodursi. Risultato di anni e anni di selezione naturale per far sì che tali oggetti possano poi soddisfare la nostra dieta. Così per tutte le verdure, tutte quante le frutte. Abbiamo constatato che non si scivola sulle banane, ma io sono sicuro vi prego, come avete fatto quella volta con le scale, mandatemi i vostri video dimostrate a Taco che si scivola sulle banane. Non sono sicuro che fossero banane truccate. Non è possibile che non si scivoli sulle banane, ok? E voi firmate una petizione contro Polly e fate qualcosa, che soffoco! Fuck up! Fuck up!